Buongiorno a tutti, oggi siamo ospiti dell'azienda Principi di Polcia di Aziano Decimo. È una delle aziende più significative nella zona del Grave del Friuli. Da tanti anni nostra cliente. È un'azienda che diversifica molto, oltre ad avere quasi 140 ettari di vigneto, ha allevamento del bestiame, foraggi, e quindi è un'azienda che opera nel settore dell'agricoltura a 360 gradi. Grazie signor Spinazzai per essere qua, è un piacere raccontare l'impianto di un vigneto perché è l'inizio, la nascita di una produzione e quindi siamo quasi emozionati ecco, nel momento in cui proprio si piantano le barbatelle, pensando che avrà una vita di più di 30 anni, ci auguriamo, e quindi i primi frutti li vedremo tra un paio d'anni. Questo appezzamento qua dietro di noi è vicino al centro aziendale di Aziano Decimo. È un terreno vocato perché è un terreno a medio impasto e anzi drena molto bene anche l'acqua. L'abbiamo dotato di un impianto di irrigazione, sono complessivamente circa 15 ettari questa superficie dove c'è un impianto nuovo di circa 6 ettari. Oltre al prosecco che abbiamo dietro di noi, ai quali ci siamo avvicinati qualche anno fa e che ci sta premiando per i risultati in campagna soprattutto, abbiamo ripiantato anche le varietà tradizionali, quali il Pinot Grigio, il Sauvignon e adesso abbiamo anche un impianto di ribolla. Ah, la ribolla gialla piantata in Grave del Friuli. Sì, 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 è interessante. Con l'idea di valorizzare anche i vini spumanti autoctoni, quindi per differenziali anche rispetto al prosecco che è stato portato qua in tempi più recenti. La particolarità dell'azienda della mia famiglia è che sicuramente tra le aziende agricole più antiche d'Italia, avendo la mia famiglia una presenza nel territorio da più di 8 secoli, con una continuità familiare che parte dal 1100. Questa proprietà, dove ci troviamo in questo momento, è stata acquisita nel 1570 quale premio dato a un mio avo che si chiamava Silvio di Porcia a seguito dei suoi valorosi atti durante la battaglia di Lepanto. E quindi qui siamo presenti dal 500, mentre a Porcia la proprietà appunto è ancora più antica. È un'azienda che una volta era magari più una proprietà fondiaria, quindi la struttura aziendale come la intendiamo oggi è una struttura che parte dalla conversione dalla mezzadria alla conduzione diretta partita negli anni 50. Quindi si è centralizzato quello che era l'uso di mantenere dei nuclei produttivi con bestiame. All'epoca c'era il bacco da seta, la vigna, quindi tante case coloniche, erano più di 50, che erano delle singole aziende in cui il proprietario invece condivideva l'attività insieme al mezzadro. Negli anni 50 invece è stato centralizzato, questa come tante altre realtà, quindi l'allevamento è stato unificato. Oggi abbiamo 250 capi, di cui 120 circa in mungitura, di razza frisona, che servono non solo come unità produttiva per produrre latte, ma anche sono funzionali alla concimazione dei vigneti, alla concimazione dei campi. E anche quella, insieme alle altre attività dell'azienda, gli due impianti biogas, le coltivazioni di noci da frutto, fanno parte tutto di un progetto, di una progettualità che parte dall'idea di essere una fattoria, quindi di condividere la manodopera nei lavori a 365 giorni all'anno e di integrare le diverse attività e di ridurre anche il rischio imprenditoriale. Abbiamo anche nella filiera distributiva un contatto a chilometro zero perché abbiamo moltissimi clienti privati che vengono a trovarci direttamente in azienda oppure un'esportazione in tanti paesi del mondo. Quindi cerchiamo di avere sempre più il contatto diretto col consumatore finale che può essere un vantaggio economico, ma soprattutto un riscontro immediato di quello che è il lavoro che facciamo. Se è fatto bene, le persone, i consumatori finali ce lo dicono subito oppure no. Per fortuna sì. Grazie.